Porco il canchero. Signori, allora, che cosa devo dirvi? Cominciamo a fare quello che ci riesce meglio: vendere magia alla gente abitante questo pianeta. Prima cosa da fare, un nome al cartello. Los Poyos Ne... Oh, ma ci sono qua i barboni che posso tipo, posso buttare le molotov? Ma dove sono? No, sono Notre Dame, aspetta. Di che... Porco di... Ma bro, ma che cazzo ha fatto? Porco... Bro, Dio... Vai. Ma è andica... ha dei problemi sto... Ma questo è fatto come una pigna, guarda. Ma Giocca, ma bro, ma hai fatto vecchio. Che cazzo è successo, fratello? Un esperimento è andato storto, non importa. È solo che pulirò questo casino. Nel frattempo, per favore, dirigiti dal negozio della spiaggia. Elena ha un pacco per me. Ecco, prendi questi soldi e daglieli. Sì, certo, amico, stammi bene. Fatto come un tronco. Ma che c'è ancora l'albero di Natale questo? Ma come fai a prendere la torcia con L? Ma c'hai dei problemi? Aspetta, no, raga, devo cambiare due robe. Che vuol dire? Faccia una roba. Mi avete che devo fare? Devo andare a prendere un pacco da una stronza. Dove cazzo sono? Nella giungla. Ma sono mezza la giungla. Parlerò nel linguaggio dei segni, come faccio? Ci sono gli indigeni, come devo comportarmi? Ma come cazzo ho fatto a passargli qua? Com'è possibile che sono passato oltre? Devo andare dove c'è il puntino, quindi qua davanti. Al bungalow là in fondo, cos'ha? Porco zio. No, ma ho fatto bene a chiamarlo Spoyos con la N-word. Perché, brother, essenzialmente sembra un villaggio. No, bro, alla Tourette. Amico, che cosa stai martellando, scusa? Che cosa stai martellando, fratello? Se nel senso, non capisco. Ho un po' di dubbi. Cioè, come cazzo salta sto? Non può saltare. Salve! Com'è? Ciao, rifornimento richiesto da Marcus. Hai i miei soldi, certo, fratello, tranquillo. A proposito, se trovi delle pietre d'ambra, vieni a trovarmi in negozio. Te le comprerò a un prezzo molto buono. Io se vado in questi punti qua, vedi, posso trovare dell'ambra, secondo me. Se non sono sfigato, come un tronco. Ci deve essere dell'ambra. Potrebbe essere, magari una stronzata, però. Qualcosa che... Ecco, vedi qua. Zio cane, prendi. Andiamo. Allora, ho già l'ambra, me la dico, me la faccio amica. Bro, trasta. Adesso, apri il telefono. Oddio, ma che telefono è? Ma che è? Vendi l'ambra, Helen, consegna il pacco a Marcus, controlla il quadro elettrico. Tranquillo, non ti preoccupare. Ok, allora, diamo alla signorina la sua ambra così si mette tranquilla. Allora, madame, tranquilla, ti preoccupare, figa. Prima al mercato. Li posso vendere sta merda? Vendi. Vendi all'ambra. Oh, 800 mi dà. Mia madre. Compra subito. Ho due d'acqua. Oh, così va bene. Acquista. Apostolo. Andiamo. Si va a fare i pacchettini golosi. Chiudi un po' sta roba. Quadro elettrico, ma lo sistemiamo subito. Trasto streamer. Allora, Albano, dammi un secondo. Sì, tranquillo, tre qua. A posto. Roba buona. Ascolta, ho un po' di cose da fare qui. Metti dell'erba negli essiccatori, le piante sono pronte. Un'altra cosa, devi fare una consegna a quei amici di cui ho parlato prima. Ok, tra. Consegna 2 grammi di Maria a Susanna. A 2 grammi a Susanna e basta. Allora, io ho dell'erbone. Che ci faccio con l'erbone? Creo una. Non posso crearla. Il fertilizzante dove minchia lo prendo? C'ho il seme. C'ho le buste, manca il fertilizzante. No, aspetta. L'ho presa. Sono un genio. Ma che faccio? Passaci impacchettare. Le buste ce le ho. Ok. Indica. Ci metto 2 grammi. Devo consegnarla a Susana Diaz, Avery e a Maria. 2 grammi a testa. Ok, allora facciamone altra. Sostanza. Cannabis indica. Altri 2 grammi. E ne facciamo due così. Abbiamo messo a posto. Affetto. Addio. Pacchetta in porta. Boom. Signori, andiamo a distribuire un po' di gioia. Allora, ce n'è una qua sopra. Signora! Dov'è? Deve essere qua. Ok, sì, è una signora. Sembra che questa sia una sorta di rospo, però va bene. Ne voglio da una solamente. Come cazzo gliene do una? Una. Ah, ok, vero, confermo. Signora! Posto. Sì. No, che il braccio, tiralo giù. Ehi, madonna di Dio. No, raga, allora, facciamo un coso, perché dica le donne quelle sono veramente brutte. Madonna, sembra un cestino dell'immondizia, con tutto il rispetto. Poi ci sa anche quell'altro tizio. Cioè, anche l'altro tizio non è che sia un fenomeno, eh. Cioè, non è che sia proprio bellissimo da vedere, ma madonna del Cristo. Almeno al prossimo, che sia un tossico decente. Una creatura che non sembri lontanamente sfregiata da qualche arma contundente. Brother. Ma è un uomo o una donna? Ma sono tutte tossiche qua. Vabbè, non è che mi lamento, però. Posto, signor. Ha pagato? Ma è diventata dell'erba. I clienti abituali ti invieranno i loro ordini via SMS. Ti viene premuto tab per aprire. L'ho già fatto. Tranquillati. Allora, signori, facciamo un altro po' di. Quanto è? 2 grammi, il brother? Aspetta. Apri il calendario, fammi vedere un attimino. Allora, devo andare da Edoardo adesso. Ok, allora, 2 grammi per Edoardo. E 2 grammi anche per il signor. Lo chiamiamo come? Il brother, come lo chiamiamo? Devi dirmi sul momento. Ho bisogno di un po' di ispirazione. Allora, 94 grammi ancora. Facciamone due. Due, facciamo aggiungi e andiamo. Dopodiché abbiamo fatto 2, 3 vendite. Si va a vedere il signor Evaristo lì se c'ha da farci fare qualche altra missione. Però trasta lo streamer, trasta. Ti porto un po' di fantasia, un po' di magia. Vorrei capire anche perché questo tizio quando salta in maniera storta.
No, ma che cazzo è? È veramente l'isola Epstein? Per quale motivo? No, ma come cazzo c'è? Ah, c'è la cosa qua, ok, perfetto. Mi ero preso male, porca puttana. Però ho bisogno dei caramba io. Io devo sentire un attimino che c'ho le guardie dietro. Ho bisogno di un po' di, capito, di garro. Perché non è di Eternit questo? Fratello, arrivo, ti preoccupare. Sono in ritardo di mezz'ora. Si incazzerà sicuro. A parte che sei lontano, Dio canta, 3 km, anzi 16 km. Quindi se ci metto un po', in senso. Dove cazzo vive sto tizio? Orco di... Ma dove cazzo vive sto tizio? E sto qua che c'ho essenzialmente l'asma. Vecchio! Ma che è sto qua? Ah, ok, sono incaricato. Sono amico di Marco, sono incaricato di venire a... Ah. Ti stai un attimo, zitto! Ok, allora fammi capire un attimo. Ti aiuterò a avviare la tua attività e mi terrò una percentuale delle entrate. Domande? Una percentuale. Che cazzo vuol dire? Mi porti il prodotto, io lo distribuisco. Così la gente comincia a conoscere la tua roba. Dopodiché subentri tu. Ora mi terrò il 15% delle vendite che avvengono nel mio territorio. Se collaboreremo a lungo potremo provare a negoziare. Se tranquillo, fratello, va bene. Ok, va bene così, va bene così, va bene così. Però io c'ho delle gamature da girare. No, vecchio. Cioè, io devo cosa la droga qua in fondo. Torre, sei un'ora che aspetta. Ho lasciato i messaggi. 4 grammi. È venuta voglia. E gli è venuta voglia, i brothers. Che ne sono, tra l'altro? Fa vedere un attimo, aspetta. Perché non mi dice l'orario? Che fastidio. Susanna. Vuole 2 grammi. Susanna, arrivo. Non ti preoccupare, tranquillati. Porca puttana, se va così tanto l'erbone, nel senso, c'è veramente da farcene impresa. Brother, torno Andrio. Mi chiedo scusa, mi hanno chiamato. Dio cane, l'isola dei bonobi. Non ci posso fare niente. Facciamo una roba molto intelligente. Bro, trasta lo streamer. Trasta come si evolve. Andiamo a consegnare la droga ai due tizi. Mi faccio gli altri ordini e poi me levo sti cazzo di cosi, perché mi hanno rotto i 3/4. Perfetto. Ma che è sta roba? Perché c'è la Madonna? La posso prendere la Madonna? Bro, c'è la madre del creatore. Ma perché? Ma per quale motivo? Non capisco. Vabbè, i brother tanto stanno qua sopra, quindi io non lo... Sento anche troppo lontani. Comunque è brutto, cioè non c'è neanche un carambone da evitare, neanche un controllo, neanche un pastore tedesco che mi insegue. Sospetto mi sta cadendo un attimo. Cioè io volevo un attimo avere la suspancia di... Ma ancora qua? E tu cosa sei? Ma perché fa il gesto del fumare senza niente? Ha dei tic nervosi lei? Lei è veramente... Lei è il senso. 2 grammi ce li ho. Vecchio, tranquillo. Trasta. Direi che sia alle 7. Andiamo a vedere il brother che ci dice che sta qua sopra. Ma che cazzo fa qua sopra? Ma dov'è? Ah, ma è qua dietro. Ma dove cazzo sei tu? Ma lei, signora, ma è sempre più brutta. Madonna mia, un gufo. Prenda la roba. Ho fatto... Non è... Non è esattamente quello che aspetta. Però vabbè, il ritardo è l'attesa del... Capito? Fammi capire un attimo. Quando tu aspetti la droga, che sei lì proprio in hype, è quello il momento più bello. Perché no, veramente vabbè, diciamo che mi ci siamo capiti. Capine. Ok amico, devi metterti in contatto con quel tizio che conosce un tizio che può aiutarti a trovare un posticino come si deve. Lo so, ci sono un po' troppi tizi. Nel frattempo vai a ritirare il motore dal meccanico, così potrai riparare la barca. Porta un po' di soldi con te e poi mi serviranno 50k. Ma che cazzo ce li ha 50k? Che sto... Bro, ma sono un barbone. Quanti soldi ho io? Ma io non ho un cazzo. Oddio no, ho 20.000 bolivari. Ho 20.000? Ma che cazzo stai dicendo? Ma quanto valgono questi soldi qua? Niente. Non valgono un cazzo. Tieni informazioni sui nascondigli disponibili. Nascondigli là sopra. Beh, arrampio come le scimmie, tranquillo. Grossa attività da bonobo. Grossa attività da monkeys. Di Oscar. Ehi amico, qua c'è il nascondiglio, cazzo. Non mi mentire. Fammi entrare. Ma che è questo? È Pablo, esco di casa. Ma che è? Bella vecchio. Mi manda Marcus per quella cosa che riguarda il settore immobiliare. Ah, divento un agente. Dai, tranquillo fratello. Sì, trasta, trasta. Fantastico. Mentre esplori troverai dei nascondigli da acquistare. I nascondigli facilitano l'espansione e la distribuzione. Possono essere equipaggiati con mobili, attrezzature da laboratorio. Come faccio a entrare? Io ho una casa ma in realtà non ce l'ho, perché non posso andarci. Diciamo, tu hai un nascondiglio ma senza... Non è che diventa come i topi. Ma è un casino che non capisco più niente. Ehi, un altro negozio di mobili? Ah però, aspetta un secondo. Madonna, se sei brutta. Ma cos'è, una piovra? La piovra. Porca puttana. Sembra Mike Tyson di OK, però anoressico. Cioè nel senso, molto magro. Ma perché non mi specchio allo specchio io? Per quale motivo? Cambia vestiti. No, non posso più vestiti, sono povero. Poi mi servono i soldi per andare a prendere il motore. Non si può fare. Vabbè, intanto questa l'ho esplorata. E intanto qua ci siamo. Bro, vado al botanico a sto punto. Buttane. È qua dentro. Questa è la casa di un fattone epocale per forza. No, è lui. Botanico. Mamma, guardalo! Tom Holland, che finaccia! Che finaccia, Tom! Ma siete uguali! Vabbè, che faccio dal tizio? Mi manda Marcus, tranquillo. Ok, sì, tra. Ok, questo qua l'amico, quello che non può camminare. Mi manda i brother. Allora, sono riuscito a fornirmi di merce. Ora potrei comprare semi e altra roba per coltivare le piante direttamente da me. Per ora puoi anche parlare con mio fratello gemello. Vende attrezzature da laboratorio e, se dal caso, sia proprio laggiù. Ok. Va bene, Emilio Garcia. Per noi è Tom Holland, comunque. Quando ti rifornisce il verso, ho detto che ce l'aveva. Ok, ok, ok. Voglio comprare qualcosa. Fammi un attimino vedere che cos'ha. Che cos'ha il brother? Ah, non c'è niente.
niente. Oddio, che è sta sua roba? Ok, allora c'ha l'indica, c'ha la cannabis che non gliela comprerò mai. Che cos'è sto? Lampadina UV. Quanto costa? 9.000. Vaso, non posso spendere troppo che mi servono i denari da pagarci il motore dello stronzo. Va bene così, va bene così. Allora, continua a espanderti. Ok, lavora per acquistare attrezzature e laboratori migliori. Ok, ragazzi, devo andare a vendere un po' di erbone. Se mi mandano messaggi interessanti posso andare finalmente a fare un po' come si deve il drug dealer. Attualmente sono un barbone senza misura. Cioè non c'è un Cristo in giro. Ma che villaggio è? E a chi la vendo la droga io? Che cazzo di posto è questo? Ma che cosa? Oh, eccolo. Io cavo, voi siete per forza dei tossici. Vico, comprate la roba. Dai, compra la roba. Oh, ma cos'è? Ma è il linguaggio dei segni. Ma cos'è? Ma che sta facendo? Ma sopprimetelo, poverino. Dategli una botta. Poverino. $3. Amico, dai, vecchio! Devo portare la roba a una festa! A posto! Incontra Jamal sulla spiaggia. E dove cazzo è Jamal? Dove cazzo è Jamal? È questo qua? No, devo fare ancora il... Madonna, impazzisco. Vabbè, vado qua. Pagherò ancora. Sti cazzi, si paga, nel senso. Ehi, uomo barba! Uomo scopa! Andiamo. Ma perché fa tutti finta di fumare che non c'hanno nulla? Se tu gli metti la barba in testa è The Weeknd. Va bene così. Jafar, dov'è Jafar? Dov'è sto beduino? Che cazzo è Jafar? Adesso è qua. Ah, si qua sopra forse. Ma dove cazzo è l'entrata di sto coglionazzo? Ah, di qua. Ehi, Jafar! Com'è? Questo è Jamal, perfetto. Ehi, amico, 15 canne. Quanto sei disposto a pagare? 15k? Di brutto. Va benissimo. Ok, a posto, non arrollare. No, questo ce l'ha le cartine, questo ce l'ha. Però non puoi essere un alimentari senza... No, dica, questo le canne le vende, dai, nel senso. Sigarette, barretta di cioccolato. Ehi, amico, indovina cosa ha trovato lo streamer. Bro, le piano tutte, Massimo. Vai, vai, tutte le cartine. Tutto, vecchio, tutto. Prossima volta le paglie. Andiamo a farci i cannoni. Oddio, il filtro ce l'ho. Ma che se le fuma col filtro? Ma dai, ma che fa la fighetta? Se ci vuole il filtro, di ok, non ce l'ho, bestemmio. Cioè, dai, non me lo metti il filtro. Fai senza. Fai, lo metto. Pellicola trasparente, con tanti. No, i filtri non ci sono. Ok. Piedi porco, lo voglio. Vecchio, io lo compro. Questo è sempre utile. No, non ce l'ha per forza. Non ce l'ha. Vuoi un grammo, però? Non lo vuole. Signori, se rolla. Dov'è che posso fare le mie robine? Aspetta. Ah, qua, perfetto, easy. Tavolo industriale, benissimo. Cartine, andiamo. Se voglio fare i cannoni, come faccio? Come li preparo i cannoni, scusa? Io cane, non mi dice un cazzo, sto deficiente. Mi serve la cassetta degli attrezzi. Dove cazzo la compro? Dal ferramentaio, dalla ferramenta. Porco zio. Devo andare dal tipo della ferramenta. Dov'è il ferramentaio? Il brother, è questo bastardo. Ma è sempre più piccolo. Oh, raga, ma questo gioco c'ha solamente un personaggio, SG. Bro, mi serve qualcosa. Eccola, cassa degli attrezzi. A questa? A questa. A posto, signori. Che imprenditore, incredibile. Si muove qua, no? E ci butto questo. È arrivato Babbo Natale, signori. Cannone. Cannabis ce l'ho. Tabacco. Ma no, ma fa la mista questo. Ma come fa la mista? Ma che uomo sei? Devo comprare del tabacco. Dio campero. Bella, Erminio, come stai? Posto, Lucianone. Ti prendo un po' di paglie, guarda. Pacco di paglie, quanto costa? 3.700. No, merda. 3.700. Ma costa così tanto le paglie? Ma stai fuori. Allora, bro, grosso problem. Devo avere più soldi per le paglie. Vecchio, tu cosa vuoi? 2 grammi. Ci pensa lo streamer. Guarda, uno per il mio hermano. Dio cazzo, vieni qua. Come si chiama, Gollum? 3 grammi. Apposta, facciamo uno da uno. E facciamo uno da due. Eccolo, conferma. Lo streamer. Ok, che mi manca ancora? Signorotto qua dietro, che mi dai, brother? Ecco qua dietro. Ma cazzo? Ah, è là sotto. Ah, ho capito. È sotto dalla mecera, qua. Guarda qua, 2 grammi. Opla. Lui vuole? 4 grammi. Eccoli. Eccoli, amico. È quella buona questa, eh. Ho i soldi, più le paglie. Facciamo i cannoni e li porto a Jafar. Andiamo. Vecchio, ascolta un secondo. Dammi le paglie. Quante ne posso prendere? 2. Bro, 7k di paglie. 7k di paglie. Bro, vado a smistare. Cioè, direi che di poterle aprire queste qua, eh. Ingrediente. Ok, ho le sigarette. Possiamo andarci a fare i cannoni. Sono un vedrò di cominciare a impastare le mani nell'erba. Voglio mostrare il mio livello di come si può dire, di botanica. Io ho le paglie. Le posso andare a smistare. Estrai il tabacco. No, beccate le paglie. Tiè. 1, 2. Vecchio, andiamo. Crea. Non è abbastanza ingredienti. Ma ti ho messo le paglie, Dio Cristo. Devo mettere qua? Ah, vedi? Domanda di un uomo. Allora lascia stare. 20 cartine. Oh, l'erbone. 5, 2 grammi. Seno, quante ne voglio? 15. Crea. Grossa cannonata creata dallo streamer. Guardalo. Dove sono finite le cannacce? Oh, signori. Sapete che è successo? Che lo streamer ha pronti i cannoni. Allora, abbiamo Jafar qua sopra. Eccolo qua. Allora, Jafar, c'ho 15 cannoni. Quanto mi dai? Quanto mi hai dato, brother? Grazie, piacere mio. Quanto mi hai dato? Ho 39. Posso comprarci il motore dello scafo. Recupera il motore riparato dello scafo. Ma dove cazzo lo vado a prendere sto robo? Mica, ma c'ho ancora delle consegne da fare. Merda, sono in ritardo. Devo andare.
Eccolo qua, Gaudenzio, che c'ha una early, madonna. Mi vendi un motore di scafo? Benzina. Ma c'ha la moto questo. Parti metalliche. No bro, voglio comprare la motoretta. Oh shit, no, lui non c'era il motore dello scafo. Ma non lo posso rubare, ma dai, ma scusa. Siamo in Sud America, chi compra le cose? Dio canta, cioè qui entri con un ferro, ammazzi tutti, la roba è tua.